uscire col ministro senza portafoglio, perché il conto puoi pagare ti fa. Se al presidente ha fatto male un dente, passa il potere al vicepresidente. E se anche il vicepresidente ha male un dente, avanti il prossimo che avrà la presidenza. Mi trovo al centro auto 2003 con Giulio Paolo, il presidente, che voleva rilasciare un messaggio, un commento per quanto riguarda le nuove divise che saranno pronte fra qualche giorno. Presidente, fra quando sono pronte queste divise? Prima di quando? Ma io penso una decina di giorni ancora sono pronte le nostre nuove divise. Li voglio comunque presentare con tutti noi, con tutto il gruppo della SDB Cicolea, quelli che siamo rimasti della SDB Cicolea, che purtroppo per colpa di qualcuno siamo un pochettino ridotti, però ridimensionati, va bene, siamo ridimensionati, però siamo comunque, vabbè, ma questa è una girandola che capita in tutte le squadre, insomma, un po' un giro di tutti i ciclisti che vanno, emigrano in altri team. Non no, siamo... ma alla fine comunque voglio confermare che siamo rimasti i migliori, voglio dire, alla fine siamo i migliori. Allora, sempre al centro auto 2003 si stava discutendo di queste nuove divise e dei nostri amici ciclisti che vanno in altre squadre, in altri team. Sì, diciamo che siamo diventati un pochettino di meno, comunque meglio così, meglio da gestire. Io come presidente riesco a gestire. Vabbè, ma tu gestivi anche quando il gruppo, sì, era furto, quindi non è con la mancanza di alcune persone. No, gestisci. Ma riesco a, sì, figurati, comunque alcune persone che insomma hanno preso altre strade. Voglio dire, alla fine siamo rimasti di meno e io riesco a gestire molto meglio, insomma, infatti, questo gruppo, che siamo rimasti intorno ai 25-30 persone, eravamo a 50, voglio dire, ma alla fine posso dire, Giuseppe, siamo rimasti migliori, vedi? Perché poi quelli che sono andati via, con tutto il rispetto, sono... Ma noi apprezziamo la tua trasparenza, presidente, che... Sì. Sei una persona limpida come l'acqua. Sì, infatti la mia trasparenza io la metto in atto, la metto... I conti sono sulla tavola e tu, sì, mostri, sì, metto a tutti noi tutto nero su bianco, quindi cosa succede, le spese, le entrate, quelle che siano. Le cose che faccio li faccio... È la luce del giorno. Li faccio con il cuore, li faccio col piacere di farlo, perché a me piace la bici, come piace tutti quanti voi. Fai tutte queste cose senza scopo di lucro. Tutte queste cose senza scopo di lucro, lo faccio, anzi come vedete ci rimetto. Per carità, anche là gli altri lo fanno, però noi sottolineiamo questa cosa. Come vedete ci rimetto sempre, lo faccio veramente con la passione e con lo spirito di fare una bicicletta. Non so altre persone che poi lo scopo lo fanno, questo non lo so, però il mio scopo è andare in bicicletta. Piace la bicicletta, mi piace la bicicletta, amo la bicicletta, amo il ciclismo e quindi... E tutto ciò che fai ci metti passione, quindi è una cosa fondamentale per un presidente che ama la propria squadra, il proprio team. Sì, La stessa passione che applica anche nel lavoro, perché... Sì, amo il mio lavoro, faccio questo lavoro perché mi piace, figurati, è il mio lavoro. Infatti, è il mio pane quotidiano, quindi amo, innanzitutto viene prima il mio lavoro e poi viene tutto quello che faccio dietro. La bicicletta purtroppo è uno sport che si fa per stare bene salutariamente, tutto qua. Anzi, la bicicletta non ci dà guadagno, ci fa rimettere, però si rimette con soddisfazione, quindi figurati. Me lo posso permettere, lo faccio, fino a che ho forza e mi posso permettere di mantenere questo gruppo. Allora, presidente, ricordiamo che fra una quindicina di giorni le divise saranno pronte e si spera prima di Natale, in modo che si fa questa uscita con tutto il gruppo il giorno di Natale con la nuova divisa. Sì, vorrei approfittare proprio in questi giorni di Natale per consegnare la nuova divisa e per farci un bellissimo auguro tutti quanti insieme. Che io già da adesso auguro a tutti gli amici, a tutti i membri del nostro gruppo della SDB Cicoleana, rappresentato da me, Giulio Paolo, auguro veramente un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti quanti.
quindi da presidente auguro questa cosa a tutti quanti, perché veramente vi sì, vi voglio bene tutti quanti. Presidente, noi ti ringraziamo perché ci hai traghettato fino all'anno 2014 e noi siamo ben contenti di averti qui con noi come presidente, che dai tutte queste dimostrazioni della tua bontà superlativa. Ma siete voi che mi date lo spunto per farmi fare certe cose, perché sicuramente se non ci eravate voi, io non potrei creare. Non avrei mai potuto creare questo gruppo. Ti diamo stimolo. Lo stimolo. E tu ci dai la soddisfazione di impiegare tutte le tue forze io in questo team. Ma comunque quello che ho notato veramente, ci tengo a precisare, che voi tutti quanti veramente ci tenete a questo gruppo, sì, e siete veramente attaccati a questa maglia, a questo nostro gruppo, e me l'hanno dimostrato tutte le persone, come Luigi Avorio, come Raffaele Seguino, Enzo Tumulillo, Pasquale Russo, Francesco Perrillo, Pasquale D'Arigone, se mi dimentico qualcuno mi dovete scusare, però vedi, veramente Giuseppe Di Nardo, Paolo Palma, Michele Paola, tanti amici, Giuseppe Sino, grazie. Tutti voi mi avete dato veramente questa forza e questa volontà di poter fare tante cose, e vi prometto che comunque farò ancora molto di più, sempre se voi, certo, presidente, mi sarete vicino, logicamente. Ti saremo vicini. E io per questo vi ringrazio. Per me è una grande soddisfazione avere voi nel mio gruppo. E dal giorno dell'Immacolata e dal Centro Auto 2003 è tutto. Vi salutiamo alla prossima uscita che si terrà in settimana con il presidente Giulio Paolo per questi allenamenti che si terranno prima di Natale. Ok. Ciao Giulio. Ciao a tutti, un bacio a tutti quanti voi e ci risentiamo sicuramente per la consegna dei libri. Vi farò sapere appena sono pronti, vi farò sapere. E dal Centro Auto 2003. Considerate che già sono in lavorazione. Sì. Va bene? Ciao presidente. Buona giornata. Anche a te, grazie. Ciao. Balla il senato e balla il senatore, ma quello a vita balla un po' di più. E i deputati, sti figli deputati, si firmano l'aumento, si assentano i 600 e tutto il Parlamento va a bailar.